faccio la domanda. Un eterno incompiuto, capito, sì. La domanda era proprio questa, nel senso, se Cassano avesse avuto la testa sarebbe potuto essere più di Totti, questa era. Questa è una domanda da più di Totti, da un milione di dollari. Perché lì il discorso verteva su questo fatto, sul fatto che molti dicevano che io sinceramente non la condivido come cosa, però neanch'io, perché però sinceramente, senza andare a intaccare la religione, credo che la religione ti sia è meglio Mancini di Totti, vale. Vabbè, chiudiamo il programma. Sì, allora spegni tutto, guarda. Arrivederci, possiamo mandare la pausa, Marco? C'è un piccolo problema tecnico. La verità, però, direi, allora, Cassano poteva essere l'era di Totti, ma il tocco di palla di Cassano l'ho visto a pochi giocatori in Serie A italiani, poi soprattutto, capito, quindi rimane una carriera, un grande rimpianto, ma per gli occhi più per la Roma, perché alla fine era passata a Real Madrid, un rimpianto per non aver visto quello che poteva essere un fenomeno in Italia. Esatto, esatto. Anche la presentazione a Bari con il gol contro l'Inter, sì, insomma, il livello sulla Paiuga, lancio chilometrico di Simone Perrotta, stop di tacco, rientra su Zanetti e brucia Paiuga sul per suo scendere palo. Di categoria, io dico che, insomma, da simpatizzante dell'Entella, Cassano all'Entella sarebbe un grande acquisto. Molto, molto. E io ho una domanda per Marco, no, ma te la faresti la maglia dell'Entella di Cassano? Sì. Sì. Ma sì, assolutamente, assolutamente. Magari anche firmata, andavo a chiedergli l'autografo. Ma nel senso, io mi ricordo Cassano. Andiamo fino a Chiavari, poi, insomma. Poi lo vidi a Chiavari. Macchinata ignorante quando, a Chiavari. Quando Cassano tornò alla Sampdoria 2 anni fa. Marco è un cultore di Chiavari. No, sì, beh, ci vado ogni estate. C'era a Chiavari c'era l'amichevole Sampdoria Entella. E io andai al comunale di Chiavari e vidi il nuovo esordio di Cassano con la Sampdoria, insomma. Ah, e comunque, voglio dire, sliding doors. Sì, sliding doors. Magari non ha la testa, però ha una classe che comunque difficilmente guagliabile. Sempre per Marco, visto che adesso c'è la Sampdoria, alla Sampdoria c'è una vecchia conoscenza della Juventus, che è Fabio Quagliarella, che ha da poco rinnovato il contratto fino al 2019 con la Samp. Che cosa ne pensi di questo calciatore? Cosa ne hai pensato in passato, avendo anche la foto profilo di Facebook con la sua e la maglia? No, e la maglia. Io non dimentico la maglia. Giocatore che io ho mi è sempre piaciuto, devo essere sincero. Ma andiamo a scavare negli archivi profondi, però, del mio Facebook. Sì, sì, vabbè, ovviamente alla Juve, uno stalker, alla Juve nel 2012, ricordo un gol a Stamford Bridge 2-2, Quagliarella, insomma, che rimette in corsa la Juventus. Beh, una grande partita quella, insomma, comunque, nonostante sì, non è neanche gol di Vidal in 10, poi la Juventus, se non sbaglio. Sì, guarda, io mi ricordo c'era la doppietta di Oscar, se non sbaglio. Doppietta di Oscar, 2-0, e poi recuperò, rimontò la Juve con Vidal e Quagliarella. Beh, guarda, Quagliarella è un giocatore. Quagliarella che a me piace perché lotta per la squadra. A me mi è sempre piaciuto. Poi c'è anche una qualità che magari molti non dicono, però effettivamente centrocampo. Sì, la Sampdoria. Diciamo a un beh, Quagliarella tiro ci ha sempre abituato a questi tipi di gol. Sì, un a po' un come tiro Beppe Mascara, veramente insomma, potente. Forse quindi è la stessa questione che ogni tanto si ripropone. Se fosse stato straniero e avesse avuto un altro nome, esatto, invece di Quagliarella, che poi quello sarebbe che molto più ambito in tutti, esatto, i club italiani. Quello che io penso anche di Benassi. Ma se si chiamasse Benassigno, lo vorrebbe Real Madrid. Ma un altro nome per Quagliarella, ad esempio Quaglio Fabbiarella? Lo cacciamo o lo cacci tu? O avevi altre idee tipo brasiliane? Quagliarigno. Ma sì, anche lui, anche lui lo Quagliarello è carino, tipo Taffarel, sì, che portiere. Lo azzittiamo anche lui con la maglia con la sciarpa dell'Entella. A proposito di carriere bruciate, no? Io metto in ballo Balotelli, così mettilo in ballo. Balotelli è ancora una carriera lo fai ballare, sta riaffermando. Ma era un gioco di parole? No, mi è venuto così. Ormai la classe non è acqua. Balotelli si sta fermando col Nizza. Merita la nazionale, secondo voi? Veloce così? No, secondo me deve fare molta più strada. Si è bruciato diversi bonus. Ora deve faticare un po' di più. Anche secondo me. Quindi vedendo la forma attuale degli attaccanti, che credo siano titolari nella nazionale, come Immobile e Belotti, credo che Balotelli ne debba fare di strada. Ma io li ho visti anche quella perché, che ha anche fatto Belotti, cioè, alcuni per carità, li ha fatti per le difese disastrate francesi. Lo sto seguendo quest'anno il Nizza, devo dire la verità, e Balotelli ha ancora un po' di problemi di livello caratteriale. Si è stato, diciamo, espulso la scorsa volta. Sì, poi, qui in Italia ciò che succede anche lì a Nizza su Balotelli è ingigantito.
in tutti e due i sensi, sia che è una cosa positiva. Però questo è il personaggio che si è costruito lui, cioè non è colpa dei giornalisti. Personaggio che si è costruito lui, per carità, però bisogna sempre prendere con le pinze ciò che viene detto qui in Italia, secondo me. E però ti ripeto, adesso attualmente, se dovessi fare una rosa della nazionale, Balotelli non entrerebbe. Neanche in panchina. Secondo me no, ci sono molti giocatori molto più in forma, più interessanti, come appunto Belotti e Immobile. E soprattutto più costanti, direi. Più costanti, ma a livello anche di esterni, perché comunque cioè, l'Italia ha molti esterni interessanti, come possono essere Candreva, El Shaarawy, lo stesso Berardi, che bisognerà vedere come torna, diciamo, dall'infortunio, Insigne. Comunque, diciamo il panorama italiano è ricco di esterni. Diciamo, no, più che altro, diciamo che in generale il panorama italiano, rispetto a quello che poteva sembrare nel mondiale 2010, insomma, sembrava un'Italia alla frutta post calciopoli, si sta invece riprendendo egregiamente. Io potrei nominare due o tre giocatori proprio per ruolo che secondo me sono di caratura internazionale. Poi continuo a dire che Rugani è un fenomeno. Se guardiamo nell'ultima settimana calciomercato, che Juve e Inter si sono assicurati due talenti. Ma più che talenti, io parlo proprio di giocatori, cioè affermati, come un Perin, che Buffon penso sia il portiere prediletto. Purtroppo gli infortuni. Ha avuto un infortunio al ginocchio e contro la Roma ne ha subito un altro all'altro. Quindi ovviamente c'è anche Donnarumma, che secondo me è un signor portiere, nonostante sia un minorenne ancora praticamente. Ma secondo me Donnarumma, a mio avviso, è veramente un fenomeno, è qualcosa di esagerato. Anche per esempio, ho avuto dei trascorsi in porta e alcune sue parate sono veramente mostruose. Alcuni giocatori magari che giocano in squadre minori, per esempio al Sassuolo, Pellegrini è veramente un bel giocatore, Politano. La stessa Atalanta, che sta sfornando talenti a non finire. Perché noi guardiamo sempre in casa nostra e non pensiamo che al Villarreal gioca Sansone, che è una delle migliori ali sinistre della serie. Sottolinearlo, davvero un bel giocatore. Giro per l'Europa. Pure Soriano, che però Soriano non è male, però sicuramente Sansone è un giocatore di categoria. Ma pure, come hai detto tu, Rugani in difesa, infatti, che può sostituire Bonucci e Barzagli. Romagnoli, tutto sommato, è onesto. A febbraio la Roma se la dovrà vedere col Villarreal. Che a Sansone e Pato, per carità, ho sulla carta contro il Barcellona e i due Soriano, anche certamente da non Roberto e Jonathan, che ha un gioco a giocatori come appunto Pato, Sansone, Soriano, che no sicuramente ma più che altro, ecco, c'era la partita col Barcellona la settimana scorsa, un sacchio, Pato che è scattato, Massaggio. È scattato, si pronuncia Massaggio, ha superato un paio di giocatori e ha servito Sansone, che ha segnato, quindi insomma una bella azione. Quindi la Roma dovrà stare molto attenta da questo punto di vista. Diciamo che l'unica, tornando all'Italia, l'unica veramente nota stonata è la regia, nel senso che io post Verratti, un ipotetico infortunio di Verratti è veramente come abbiamo visto all'Europeo, ma il problema è che io non vedo neanche proprio un ricambio, cioè comunque siamo sempre stati abituati ad avere Pirlo, forse ad avere giocatori con piedi De Rossi, sublimi, però De Rossi a mio parere età. Monti lo chiamano regista, ma non lo è regista, più appunto, però nel senso, per il dopo Verratti ha comunque un'età, però è a un'età, cioè se parliamo io parlo di Verratti o quelli dell'età sua, cioè diciamo che veramente il panorama italiano a livello di registi è qualcosa ce di ecco poco. Due che magari stanno venendo fuori in questa stagione sono Gagliardini e Locatelli. Gagliardini è un acquisto dell'Inter, secondo voi sono stati soldi buttati, nel senso è strapagato, l'Inter doveva aspettare un po' prima di acquistarlo o per eliminare la concorrenza della Juve ha mollato questi soldi all'Atalanta? Secondo me è un grande acquisto Gagliardini, io non vorrei fare quel fazioso italiano, ma è decisamente meglio di Condombia, cioè proprio ombra di dubbio, secondo me. Sì, quello siamo abbastanza d'accordo tutti. A mio avviso diciamo che l'Inter negli ultimi 2-3 anni ci ha abituato a spese abbastanza folli. Proprio con Dobbiani. Ma lo stesso con Dobbiani, lo stesso Joao Mario, anche una spesa folle, a mio avviso. Comunque, capito, quasi 50 milioni. Insomma. Ah, nulla, mi guardi, io l'ho pagato 3 crediti. Ok. ti ripeto, avendoci abituato a spese folli, secondo me per Gagliardini è un ottimo acquisto. Anche forse perché eccessiva la cifra per una mezza stagione in cui ha fatto vedere tanto. Sì, forse è eccessiva la cifra, anche perché comunque è un giovane, deve ancora far vedere molte cose.
Solo che secondo me è stata importante, è un segnale che l'Inter può dare alle altre squadre anche di puntare, vuole investire, di puntare sui giovani italiani. Cioè, ti faccio un esempio, spendere 20 milioni per Gagliardini ha più senso secondo me che spenderne 30-50 per Pogba, che più o meno ha fatto una stagione sola al Monaco di livello, sì, beh, la, non si è ripetuto, diciamo che, la qualità, troppo, cioè. Diciamo che la qualità si paga e quella italiana si paga magari anche di più, ecco. Si paga di più, ma è giusto anche puntarci, perché comunque fa bene al calcio italiano. A proposito di Inter, ha salutato la squadra nerazzurra anche Felipe Melo, che bisogna dire è un macellaio, Pablo, solite battute, però è un giocatore che fuori dal campo non si è mai sentito, sempre sulle sue, va riconosciuto a diciamo Felipe che Melo. Non si stanno strappando i capelli a San Siro. No, diciamo, no, però è un giocatore che ha sempre fatto il suo in silenzio, non si è mai lamentato, anche perché è stato voluto da Mancini fortemente. Vorrei vedere che diciamo, dopo le partite che ha incartato diciamo, all'Inter stessa, con le sue espulsioni senza motivo, diciamo, ci mancherebbe che parlava. Insomma, mi volevi chiedere di Insigne, Matteo, prima. Sì, però prima adesso parleremo anche di questo, però andiamo con la prima pausa musicale, perché dopo la pausa musicale avremo anche il primo ospite, che sarà Enrico Bricchi, direttore di Calciomercato 24/7, e con lui parleremo appunto di calciomercato, insomma, in evoluzione soprattutto di Serie B. Quindi insomma, adesso andiamo in pausa, ci sentiamo tra poco. Che canzone mettiamo? Che canzone vorresti? Andiamo con La Pelea con El Diablo. Allora, che ce lo chiedi a fare se poi fai il despota, colonna, Marco? Colonna sonora di una nota serie TV? Ah, in momento, vabbè, e para pelar. They never wanna leave.